2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Rifiuti bollenti sono storicamente la spina nel fianco di ogni amministrazione. Hanno causato dimissioni di sindaci, crisi politiche a catena ed è sempre stato così. Anche oggi continuano a creare problemi politici. L'addio dell'assessore Cristian Malluzzo, esponente di Italia Viva e titolare della delega ai rifiuti, rientra quindi in questo contesto ed è l'ultimo tassello di una storia infinita. Malluzzo era titolare di questa delega nel novembre scorso. I cittadini però delle vicende politiche, delle questioni e degli scontri tra i partiti al sindaco vogliono sentirne parlare il meno possibile. Poco importa se nella giunta Greco si aprirà una nuova crisi, se esce fuori un assessore e ne viene un altro. Alla gente interessa invece altro tipo di ragionamento. Ai cittadini pesa la bolletta salatissima, ai cittadini pesa la città sporca. Si cambierà pagina a fine anno col nuovo servizio in house? Siamo scettici sotto questo punto di vista e lo saremo finché non vedremo che tipo di progetto di pulizia è stato varato, con quali uomini e mezzi verrà realizzato e soprattutto con quali costi. E intanto Gela si appresta a ricevere la commissione regionale antimafia, che dovrà sentire sindaco, presidente, anzi vicepresidente della SRR e presidente degli impianti sulla gestione della discarica di Timbazzo. Altro argomento bollente. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.